ragazzi, come va? Tutto bene? Non so se si sta sentendo qualcosa, se si vede, poi vedrò dopo. Siamo in compagnia. Basta. Ho una sorpresa per te. Sai dove stiamo per andare? No. Come no? Stiamo per andare a guardare i miei simili, gli ippopotami che cagano. Però una cosa che non ti ho detto è che mi hanno chiamato per andare perché ci sono gli ippopotami stitici. E dobbiamo cercare di farli cagare. Quindi, adesso partirà un timelapse fantastico per andare e poi ci vediamo lì. Madonna, che video di merda. Ed eccoci qua! Cioè no, adesso siamo ancora nel parcheggio, ci abbiamo messo 46 minuti ad arrivare. Com'è che si entra? Non l'ho mai fatto vlog, quindi probabilmente uscirà fuori una cagata. Però voglio provare. Voglio andare a incontrare i miei simili, gli ippopotami. Commenti a riguardo? Sto pisciando addosso. Senti! Se non l'hai sentito non è colpa mia. Piedi. Com'è che si chiama? I surricati. Allora, abbiamo appena visto i surricati. Anche quelli di Madagascar, forse. Questo video non avrà assolutamente senso. Ci sono io. Perché mi interrompi? Ci sono io che parlo dicendo cagate, riprendendo animali e basta. Mi sa che non lo caricherò mai sto video. Ma stai litigando? Ma scusa, ma perché fanno questo verso? Guarda quanto ha cagato. Ma scusa, B. No, ci sono le api qua. In che senso? B, aria. Ma è pieno di api. Ma scusa, uno che è allergico qua esplode. Percorso parco con la freccia di qua. Bisogna tuffarsi in acqua. Stiamo andando a vedere le testuggini, cioè gli animali che danno le testate, esatto. Andiamo a vedere le tartarughe. Qui è lemuri. Ma scusa, c'era scritto testuggini qua, lemuri. Vabbè, adesso vi faccio vedere i lemuri. Madonna. Non so se si vede. Altro che testuggini, quello è preistorico. Ma sono io. C'è una tartaruga gigantesca che avrà 350 anni. Ottimo. Sì, però io voglio dare i lemuri. Eccolo. No. Non si può toccare, no? Non ha voglia. Ma no, si è messo in posa, non vedi com'è fotogenico. Subito balla la telecamera. Vabbè, c'ho paura. E questo che ci fa qua? Sta pensando a come mangiarsi i lemuri. Li guarda da 2 settimane. Là ce ne sono neri. Madonna, è stata una merda. Ma lui è ancora qua. Non c'ha voglia. Ciao. Tra l'altro prima mi hanno chiesto una foto, ma per un attimo c'è stata la confusione perché avevo un lemure vicino e allora non sapevano se chiederla a me o al lemure. Però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Aspetta, ma se scorreggio qua dici che sentono? Finisce. Madonna, i lemuri comunque sono incredibili. Mi sa che veramente ho trovato il mio posto ideale. Posso cacare all'aperto. È fantastico. Non mi rubare la telecamera. Non penso che ti vogliano rubare. Ehi. Vabbè, niente, non vuole. Ma cosa fa? Salve. Qualcosa mi dice che qua ci sono i pinguini. Pinguino africano. Lo Scedicus demersus. Eccoli qua. Pinguini, Willy. Ma cammino così. Helicopter, helicopter. E qui mi sa che ci sono. Che cavolo di animali sono? Ci sono delle giraffe lì in fondo. Quello è palesemente un cane. Voglio vedere le giraffe. Visto che comunque da piccolo mi dicevano sempre sei una giraffa. Che cavolo sono? Ma scusa, mangiano la terra. Che tristezza. Perché c'è un aereo? Si è schiantato. Ma sono insieme. Mi stanno gridando contro o sbaglio? Ehi.
Ci stanno guardando male? Guarda, guarda. Non mi rincorrere. Ciao. Ma ha soffiato tantissimo. Madonna, vai via che ci ammazza. Non ci sono più. Guardalo. Piero. Eccolo. No, vabbè. Sono io. Che poi io uso sempre il meme per censurare quell'ippopotamo che scorreggia. Ce li ho qua davanti adesso. E qua ci sono le zebre. E qua la loro meme. Porca vacca, guarda come dorme. Un carro armato. Guardiamo dopo lo spettacolo dei pinguini. In realtà si può fare anche il bagno. Però siamo deficienti, non abbiamo portato niente. Quindi non lo possiamo fare. A me non ne approfittavo per lavarmi un po'. Porca vacca, ce l'ho davanti, non me ne ero accorto. E no, scusa, madonna, mi ha visto e è andata via. Dove va? Vabbè, arrivederci. Ma mi ha guardato e è andata via. Niente, faccio spaventare pure le giraffe, incredibile. Guarda che... Guarda quanta merda. No, c'è un odore pazzesco. Rinoceronte, amico mio. L'odore è pazzesco. Ho sentito quell'odore proprio acuto, no? Mi sto divertendo un mondo. Abbiamo visto un botto di animali. Tra cui... Lemuri. I sicari. La famiglia di sicari, famosissima in Africa soprattutto. Vabbè. Ecco, c'è il cammello che si può guardare il suo deretano da molto vicino. Guarda com'è messo. Ma che posizione è? Eccomi, boh, a posto. Trovato ufficialmente. Sono identico, incredibile. La somiglianza è spaventosa. Comunque stiamo camminando da un bel po', sono a pezzi. E non abbiamo visto neanche il 3% probabilmente. Le pecore! No, sono capre, che pecore. Buongiorno. Salve. Cosa stai facendo esattamente? Stai cercando di approcciare con la capra? Guardiamo un esemplare di Dalila che cerca di fare amicizia con le capre, fallendo miseramente. Stiamo andando a vedere le scimmie, anche lì mi ci vedo tanto. Vabbè, guarda io da dietro. Quanto schifo. No, ma ce n'è una là, chi era? Osserva tutte le altre, tipo, guarda che deficienti. Momento granita. Passaggio. Mi sono sputato addosso. Niente ragazzi, abbiamo in teoria visitato tutto, ho guardato tutti gli animali, lemuri, rinoceronti. Ci sono i nuovi amici. Sì, non so se è uscito un video sensato oppure fa cagare, è molto probabile. Niente ragazzi, tra l'altro mi si è anche scaricata la telecamera, però è arrivata proprio a pennello. Quindi adesso ci dobbiamo dirigere di nuovo in macchina, fare 46 minuti a piedi. Boh, credo di essere dimagrito un po' oggi, dai. Vero? Magari sì. O magari no. Non so se uscirà questo video perché effettivamente ci fa cagare. Se non so neanche che cosa ho ripreso. Però vabbè, vedremo. Oh, mio Dio, la stanchezza però. Niente ragazzi, siamo tornati in macchina, sta diventando notte, infatti ci abbiamo messo 40 minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto, sempre che esca, non lo so ragazzi, devo controllare. In caso, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate e ditemi se vorreste altri video tipo questo, perché ci possono stare vlog a Hogwarts, per dire. Magari sì. Nulla ragazzi, vi mando un bacio gigante e un abbraccio grande. Vi voglio bene. Ciao ragazzi.